C'è amiche e c'è amici, se lo vuoi o la vuoi, fagli sentire la tua mancanza. Se tu vuoi conquistare una persona, devi necessariamente essere in grado di far sì che questa persona senta la tua mancanza. Non c'è altro sistema. Nel momento in cui c'è una coincidenza, diciamo così, tra il desiderato e il posseduto, non c'è più emotività. Potremmo dire proprio questo, che l'emozione, per produrre emozioni deve esserci un dislivello, una differenza tra quanto uno desidera e quanto uno possiede. Paradossalmente potrebbe anche essere in più. Io, come dire, desidero 50, possiedo 70, quel 20 lì mi dà pure fastidio, però esiste perlomeno un dislivello, diciamo così. Cioè ti dà più emozione. Uno che ti sta col fiato sul collo, ti rompe le balle, ti fa pressing per dire, ti darà emozione magari legata più alla rabbia, più alla reattività, dipende un po', ma perlomeno ti dà un nutrimento emotivo. Oppure uno che c'è di meno rispetto a quanto tu desideri. Ma se tu desideri 20, diciamo così, e ottieni 20, non esiste più differenza, non esiste più emozione. Cioè, questa è l'emozione. L'emozione è un dislivello tra ciò che vogliamo e tra ciò che abbiamo, tra ciò che siamo e tra ciò che vorremmo essere. Quindi, per farsi desiderare, bisogna proprio andare a stimolare l'emozione, andare, diciamo, a prima di tutto far nascere il desiderio. Questo è quello che fanno tutti, come dire, nel marketing, ad esempio, se voglio promuovere, che ne so, il nuovo modello di cellulare, di iPhone, piuttosto che di qualche cosa, prima devo farti desiderare qualche cosa. E quindi ti farò, diciamo, tenderò ad associare, ad esempio, il nuovo modello di telefono a delle prestazioni particolari, ad esempio, perché poi dopo uno non si rende conto, ma a livello subliminale vengono fatti passare diversi messaggi. Ha uno status, ha un prestigio, diciamo, ti vado ad amplificare altre cose. Se tu non avrai questo modello di iPhone, praticamente sarai lo sfigato che viene reietto, che viene mandato via da tutti. Oppure se non avrai questo modello di iPhone, sarai la sfigata che nessun uomo vuole, per fare un esempio. Quindi si va a creare, cioè si va a lavorare anche su altre cose, a lavorare sul fatto che, ad esempio, molte donne non hanno l'uomo che vorrebbero, molti uomini non hanno la donna che vorrebbero, oppure non ce l'hanno proprio, diciamo così, oppure ce n'hanno una che invece vorrebbero togliersi di torno, per fare un esempio. Quindi andando ad agire su queste cose, poi ti propongono, diciamo, come non direttamente, ma come soluzione, diciamo, il nuovo modello, che però nel momento in cui lo possiedi, per un po' esaurisce la sua funzione, poi dopo invece ci vuole qualcos'altro, allora ci saranno nuovi modelli, nuove cose. E lo stesso discorso vale nelle relazioni sentimentali. Tu devi essere un po' il nuovo modello di iPhone, per fare un esempio. E quindi devi prima suscitare il desiderio e poi rendere difficile il possesso. E nel momento in cui poi ti possiede, anche lì devi altalenare, devi togliere e dare, alle volte dare di più, alle volte dare di meno, ma l'importante è che non ci sia mai questa coincidenza tra ciò che si vuole e tra ciò che si ha, perché quello è la morte, è il canto del cigno della seduzione. E quindi devi utilizzare dei comportamenti. Inutile che se lui ti dice, che ne so, quello che vorrebbe da te e tu lo fai per filo e per segno, nei tempi richiesti, diciamo così, non susciterai alcunché di emozione, non ne darai, non ne produrrai. Cioè, si può sviluppare un ottimo rapporto di amicizia. Se vuoi sviluppare un ottimo rapporto di amicizia, allora, certo, oggi tu chiedi a me e io ti do, domani io chiedo a te e tu mi dai. Quindi c'è uno scambio di questo genere. Ma nelle relazioni sentimentali non funziona, perché le relazioni di amicizia possono essere, o di conoscenza, possono essere basate esclusivamente su uno scambio di un servizio logico. Io ti do 5 euro, tu mi dai del pane, ci siamo scambiati un servizio logico, ma nelle relazioni sentimentali il servizio deve essere emotivo, perché questa, la nostra parte emotiva, di quello ha bisogno. Quindi si aggancia a tutti quelli che
gli danno emozione, quindi attraverso ad esempio la stimolazione del desiderio, quindi devi imparare necessariamente a farti desiderare, che vuol dire operativamente, beh, magari passo un po' di tempo, ti mando un po' di messaggi, ti faccio un po' di pressing, poi non ti richiamo più, poi dopo invece ti richiamo di nuovo, poi magari un giorno ti dico che ci sono, poi all'ultimo ti dico che non ci sono. E insomma, metti in atto tutta una serie di comportamenti destrutturanti, destabilizzanti. Vado a stimolarti le emozioni che tu avrai già dentro, magari ti senti insicuro, ti farò ancora sentire più insicuro di quello che sei, timido, ti farò sentire ancora più timida, insomma, vado a amplificare in modo tale che io divento una fonte privilegiata per la tua parte emotiva, perché erogo molte emozioni e quindi vengo eletto a simbolo, vengo eletto a persona importante, significativa. E in questo modo diciamo che attraggo fondamentalmente. Questo è quello che bisogna fare adattandolo alle situazioni particolari. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. In più, se il video ti è piaciuto, metti un mi piace e condividilo con i tuoi amici. Ciao!